Buongiorno, ciao Augusto. Come stai Stefano? Tutto a posto. Quante partite hai visto in questo weekend? Tutte praticamente. Direi tutte, sì. Dai, ci siamo e... Partiamo un attimo da Hazard, Stefano, perché quando ha deciso di mandare praticamente a casa Fabio Capello ci è riuscito in un batter d'occhio, numeri pazzeschi, non lo scopriamo ieri però. Ma io, guarda, ho anche amici in Belgio in questo periodo, anche parenti che stanno lavorando, già mi riportavano di commenti molto disturbati da parte dei tifosi, no, della nazionale, perché Hazard sembrava avere secondo loro un atteggiamento un po' troppo distaccato, troppo freddo rispetto al resto del gruppo. Io credo che sia essenzialmente un fatto di carattere. Beh, devo dire che invece, vedendo il Belgio, rivedendo soprattutto ieri, ho la sensazione che il problema semmai sia da un'altra parte. Il problema è un allenatore non straordinario. Io francamente avevo altre referenze di Wilmots, invece sia dalle scelte che nell'impostazione, io credo che con quel materiale a disposizione si possa fare qualcosa di più, ecco. Io credo che il gioco penalizzi alcuni giocatori, pensa a Lukaku che ha fatto due figure assolutamente barbine in queste prime due partite, ed è un giocatore di cui però conosciamo, no, il valore, le capacità oggettive. E ieri la partita si era messa un po' così, la Russia era molto più organizzata e copriva il campo molto meglio, e il Belgio era un po' vittima di se stesso, di questo talento straordinario, di questa voglia di mettersi in mostra, anche di tanti pronostici favorevoli probabilmente che l'avevano un po' bloccato. Poi appunto si è esploso il talento assoluto di Hazard, c'è stato un fine, ha fatto gli ultimi 10 minuti, perché sì, al di là dell'assist per Origi fa delle cose incredibili, porta la squadra un paio di volte vicino al raddoppio, insomma, e vince il Belgio. Piace per Capello, ma pazienza, insomma, il Belgio era una squadra che tutti quanti aspettavamo con grande curiosità, però ripeto, secondo me è una squadra che può fare di più, ecco. Sul piano del gioco credo che sia stato costruito abbastanza poco, specialmente in questo mondiale, vedo delle scelte abbastanza discutibili. E poi passando, Stefano, a quello che sarà l'argomento che terrà banco da qua a domani alle 20, quando ci sarà il fischio finale di Italia-Uruguay, si riparte da Ciro. C'era fino a ieri proprio la Gazzetta dello Sport parlava di piccola rivoluzione, piccolo ribaltone, ma ancora con Balotelli supportato da Marchisio e Candreva. Adesso sembrano non esserci più dubbi. Oggi parlerà il commissario tecnico, però finalmente giocherà Ciro Immobile in coppia con Balotelli stesso e si torna alla difesa 3. Sì, dal punto di vista della, così sulla carta, per quello che può valere, in considerazione del fatto che manca De Rossi, sembra l'assetto più giusto, insomma. A me piace, come lo sai, pochissimo la difesa 3, però insomma non c'è dubbio che sia il modulo più riconoscibile quando in campo c'è tanta gente della stessa squadra, della Juventus, che almeno per quest'anno, che in questi anni della difesa 3 ha fatto uno dei suoi punti di forza, quindi la difesa è tutta juventina, portiere compreso, il centrocampo lo è in buona parte. Certo, mancherà a questa squadra, mancano comunque Vidal, manca Pogba, mancano soprattutto la spinta sugli esterni. Per fortuna da una parte c'è Darmian, vediamo come se la cava Di Sciglio. Non credo ci sia, francamente, ci siano grandi alternative. Io perlomeno mi sembra una formazione sulla carta con Immobile accanto a Balotelli più razionale rispetto allo scempio che abbiamo visto nel secondo tempo contro Costa Rica, ecco. Lì francamente roba da sentir dire che il tentativo era quello di dover fare, cercare qualcuno che creasse superiorità numerica col dribbling, significa non avere più risorse di gioco, no? Speri che qualche uno tra Insigne, Cassano e Cerci ti inventi il dribbling che ti metta in condizioni di piazzare qualcuno davanti alla porta, ecco. Non mi pare francamente una grande risorsa, una grande scelta, si è visto. Adesso vediamo quello che accadrà, il rischio è enorme, a mio avviso, il rischio è enorme, nonostante l'augurio di Mick Jagger, che ieri sera protagonista, no, di quella straordinaria kermesse dell'Rolling Stones al Circo Massimo, no? il suo pronostico, il suo augurio, no? Si vince il mondiale, io temo che insomma le chance di uscire dal mondiale anche con una bella dose di ignominia, visto che insomma dopo la prima partita c'erano tutte le possibilità per andare avanti, è abbastanza alto. Io ho abbastanza paura di questa partita, ma non tanto per la forza
di Cavani e di Suarez quanto per i limiti oggettivi dell'Italia e del suo allenatore. Stefano, non so se sia casuale, è chiaro che manca De Rossi, altrimenti sarebbe stato titolare, però andando a vedere quella che sarà la formazione di domani pomeriggio, 7 giocatori della Juventus, 2 del Milan che sono De Sciglio e Balotelli, diciamo 2 del Toro, perché poi oltre a Darmian c'è pure Immobile per quanto se ne sia andato in Germania. C'è qualcosa da aggiungere, c'è una considerazione che può scaturire, oppure è figlia anche della casualità, appunto, visto l'infortunio di De Rossi, che ci si affidi a un blocco e poi a giocatori di sole altre due squadre per cercare di sfangarla? No, sono mosse dettate non dico dalla disperazione, ma quasi. C'è poco, francamente, no, di quello che è stato visto in questi, cioè, è stato propagandato in questi anni, soprattutto negli ultimi mesi, questa Italia camaleonti che in realtà cambia pelle soltanto perché adesso è costretta al tutto per tutto per non uscire dal mondiale, perché il camaleontismo doveva mostrarlo ad esempio contro Costa Rica e non ci è riuscito minimamente, perché quando ha cambiato in modo grottesco, inserendo soltanto attaccanti, sfasciando di fatto il poco che era stato costruito in quella partita maledetta che rischia di macchiarlo questo mondiale. No, è un segnale di... Tu pensa adesso, no? Adesso sarebbe facile, avevo detto evitiamo di farlo già l'altro giorno, ma tu pensa adesso certi giocatori che sono rimasti a casa, no, quale utilità avrebbero avuto, no? Pensa a un Mancino, pensa a Florenzi, inspiegabilmente lasciato a casa, vuoi giocare col 3-5-2, ma quale giocatore sarebbe stato più adatto per farlo esterno, visto che qui non c'è Samoa, non c'è Rick Steiner, no? Abbiamo detto tante volte, Stefano, non che abbia lasciato a casa chissà chi, però anche chi è niente di speciale, vedi Pasquale, non è reduce della migliore stagione, ma quanto ti sarebbe servito un terzino di ruolo sulla sinistra? No, ma proprio perché il momento generale del calcio è quello che è, non ce lo nascondiamo, no? Lo sappiamo perfettamente, è evidente che si poteva pescare meglio, cioè se proprio nei momenti di crisi che non devi commettere errori, no? Quando c'è tanta ricchezza, se lasci a casa, guarda il Belgio, lasci a casa Nainggolan e non succede niente, anche se anche il Belgio, no, nel momento attuale è una squadra limitata dal fatto che non se ne parla, ma gli manca una punta. C'è stato l'incidente di Benteke che è stato gravissimo perché ha tolto l'alternativa a Lukaku, adesso è un ragazzino del 95 che abbiamo visto ieri, che ha anche segnato, ma che ha caratteristiche completamente diverse, no? La squadra che gioca col centravanti grosso non ce l'ha, perché l'altro grosso che aveva formidabile si è fatto male. Però ripeto, quando c'è tanta ricchezza puoi anche permetterti qualche errore, perché comunque quelli che porti sono in ogni caso, no, elementi validi, e quando c'è poco invece che non devi sbagliare le scelte, e qui c'è stata quantomeno una scelta nell'assortimento che è stata vistosa, ecco, la mancanza di un Mancino che possa giocare all'esterno basso è clamorosa, specialmente per un allenatore che improvvisamente alla terza partita scopre che bisogna giocare con questo modo, il 3-5-2 comporta l'utilizzo di mancini veri, non è che puoi giocare che ne so, con Cannavaro e Gentile dei tempi della Juve, no? Di gente che sa che abbia gamba, che abbia spinta, quantomeno che sia abituata a un certo tipo di manovra. Questa squadra è estremamente limitata da quella parte, a parte De Sciglio non c'è un esterno sinistro naturale che possa essere utilizzato. Non per fare gli uccelli del malaugurio, perché poi la pensiamo più o meno allo stesso modo, non staremo a gufare l'Italia come fanno tanti, no? Mi fa schifo. No, qualora andassero male le cose domani, Prandelli prima del mondiale si è assicurato altri 2 anni di contratto. Sarebbe giusto rimetterlo in discussione? Sarebbe opportuno farlo? Si farà? Oppure si andrà avanti, perché comunque era un girone tosto, anche se poi battuta l'Inghilterra, tosto, con tutto il rispetto, tu saresti uscito per la sconfitta con la Costa Rica più che contro l'Uruguay. Ma io personalmente non è che vedo alternative, se pensi che se parla di Allegri, allora mi faccio il segno della croce, insomma, nel senso che va bene così, nel senso che tanto se questo campione di onestà come viene lanciato, a me se, francamente gli aspetti umani di Prandelli sono quelli che mi piacciono meno, quindi pensa un po' te, se credo, no, a quelli che parlano, lo dipingono come una specie di profeta o comunque di gran sacerdote del pallone, beh, magari di fronte a una situazione del genere potrebbe essere lui a risolvere il problema o aprire comunque una crisi dimettendosi, ma io ci credo molto poco. Io fossi la Federcalcio, non anche a fronte di una figura barbina, e sarebbe la seconda consecutiva in competizioni internazionali, io cercherei di andare avanti, perché non mi sembra che ci siano queste grandi alternative, cercherei magari invitando
il commissario tecnico a studiare un po' meglio le risultanze di un campionato tecnicamente mediocre, questo dobbiamo ricordarci, ma che insomma qualche indicazione la dà. La cosa che andrei a chiedere a Prandelli è per quale motivo, ad esempio, c'è stato bisogno quasi di un movimento di opinione popolare per portare certi giocatori in Brasile. Uno è proprio Ciro Immobile, adesso sta fuori dalla patria, noi ci auguriamo che lo sia anche sul campo, però non scordiamoci che Ciro Immobile è stato in ballottaggio fino a 15 giorni fa, non era sicuro di rimanere dentro i 23 perché c'erano suggestioni tra le più pittoresche, mentre invece è stato sicuro del suo posto ormai da due mesi Cassano, che tu mi devi dire quale società importante o medio importante del calcio italiano o del calcio europeo penserebbe mai di acquisire adesso sul mercato. Tu questo paragone lo devi fare, no? Tu dici, ma quali sono le squadre importanti che vorrebbero Cassano per rinforzarsi? È un giocatore che non vuole nessuno, che pure a Parma mollerebbero volentieri, per quale motivo deve essere un punto fermo dei 23 della nazionale? Questa è una cosa che non per me rimane una cosa inspiegabile, più di tutto il resto, più di Insigne, più dell'assenza dell'esterno basso, più di alcune scelte che ho trovato francamente imbarazzanti, ecco. Però la presenza di Cassano, già che era uno che il codice etico, i comportamenti, uno che aveva insultato tutti, ha cominciato dall'allenatore, che viene riproposto in queste condizioni, ben conoscevamo e conoscevano tutti, beh, francamente quelle sono cose che non so, ecco, come giudicarle. E da oggi dentro o fuori, senza appello, vabbè, il girone della Spagna, dell'Olanda e del Cile deve solo decidere chi tra Olanda e Cile passerà il girone, poi decidere neanche da poco come situazione, perché andrà a sfidare verosimilmente il Brasile, la seconda di questo raggruppamento. Poi c'è il Brasile che, salvo sorprese, chiuderà prima contro in quel girone, perché dovrà battere stasera alle 22 il Camerun. Ti aspetti sorprese da qua alla fine di questi giorni, che andranno poi a definire le qualifiche dagli ottavi? Ma insomma, una grande sorpresa sarà se si maturerà l'esclusione del Portogallo di Cristiano Ronaldo, insomma, che continua a mancare nell'elenco dei grandi protagonisti, dei bomber di questo mondiale, continua a non esserci. Questo è un dato, se ci pensi, abbastanza significativo. Però no? Stefano, ti chiedo, prima Hugo Almeida, poi Elder Postiga, non dico ex calciatori, per carità, senza voler ledere la professionalità, ma gente che dopo un quarto d'ora, dopo mezz'ora se ne va a casa perché non ce la fa, non regge fisicamente, ma è possibile? Poi entra Varela, fa pure gol, ha pure degli esterni, ma perché non mette Cristiano Ronaldo punta tipica là davanti con più esterni? Cioè, è una domanda banale probabilmente. No, lì c'è un problema mostruoso di conduzione, non si capisce per quale motivo, ma credo che è il discorso che riguarda anche Scolari col Brasile, non si capisce per quale motivo. Se il centravanti non ce l'hai, non puoi utilizzare gli elementi che hai per giocare in un'altra maniera. Insomma, da una parte c'è Cristiano Ronaldo, dall'altra, anche se in condizioni fisiche oggettivamente molto molto limitate al momento, dall'altra parte c'è Neymar, non si capisce perché devi giocare quel del Postiga da una parte e dall'altra con Fred, insomma, o Joe. È evidente che sì, c'è anche un problema di manico. No, in assoluto, francamente, dal pallone d'oro forse ci si aspettava un po' di più, un giocatore più importante, un giocatore spettacolo, un giocatore straordinario, ecco, non è uno che lo ha abusato il pallone d'oro, lo ha in qualche modo strappato immediatamente, è un giocatore fantastico che purtroppo è arrivato nelle condizioni sbagliate, probabilmente anche con la squadra sbagliata a questo mondiale. Prima di salutarti, Stefano, così su quelle che sono al momento ancora voci di mercato, quando leggi pagina 31 oggi della Gazzetta dello Sport, ma se ne parlava anche ieri, Pato, Juve scommessa da Champions, Conte è convinto che i suoi metodi possano riportare al top il brasiliano, sotto esame Drogba e Eto'o, qual è la considerazione che scaturisce quando leggi una cosa del genere? Che insomma, che siamo messi molto male, che siamo costretti a inseguire le figurine. Io lo dico sempre per altre situazioni, tra un po' chiederanno anche a Gigi Riva se la sente di fare magari un contratto a gettone come faceva Altafini quando giocava con la Juventus, ormai alle soglie dei 40 anni. Si parla di sono giocatori che hanno dato certamente il meglio a tutti i livelli, specialmente i due più anziani, Eto'o e Drogba, e Pato è un giocatore di cui si può avere, tutti quanti hanno la suggestione di poterlo recuperare, ma se non c'è mai riuscito nessuno, quali sono i metodi di Conte? Io penso che il Pato, neanche affidandolo
che ne so, il dottor Fuentes possa rinascere. È evidente che c'è qualcosa di sbagliato dentro lui, o qualcosa è stato sbagliato con lui negli anni al Milan. Forse ci siamo arresi anche noi, Stefano, che comunque adoravamo calcisticamente. Io per me è il giocatore che più amato, il giocatore che ha ripreso in qualunque squadra, però temo che insomma dopo è un giocatore che non fa più una partita vera da 3 anni, forse da una parte sembrano più affidabili i 2 africani che hanno un carico di anni spaventoso alle spalle, ma di partite giocate, però sono ancora vivi dal punto di vista atletico, no? Come calciatori. Pato è un punto interrogativo perché non sappiamo in che condizioni possa essere. Io una battuta finale volevo farlo però sullo Tito, perché stavo vedendo l'ennesima sortita ormai in questo tentativo populistico di riguadagnare consenso. Lui che non è neanche tifoso della squadra che dovrebbe pure rappresentare, ogni volta per fare dei riferimenti al dirimpettaio romanista, che insomma mi pare abbia fatto e stia costruendo qualcosa di più importante di quello che ha costruito lui, e credo che sia testimone di tutto il clima che si è creato attorno alla Lazio, il fatto che la Lazio fatica mortalmente anche sul mercato, perché nessuno vuol cacciarsi in una realtà che comporta la presenza di un presidente di quel tipo e in un ambiente come quello appunto che è stato generato, no, dalle scelte dello Tito. Sentite ogni volta riferimenti al fatto che noi non pratichiamo lo sport, no, che pratica la Roma, che una volta il riferimento alle bocce che io credo lui frequentemente in senso romano, però ecco, la boccia nel senso di bottiglia, e poi questa oggi con questa vicenda dello sport delle cessioni, detto da uno che con la cessione di Hernanes è riuscito a svuotare lo stadio anche dei suoi abbonati per mesi, io penso, però l'hanno rapito Hernanes, non l'ha venduto lui. Sì, mi piace, ma insomma, e poi troppi ce ne ricordiamo, insomma, di cessioni illustri, insomma, da Kolarov a Pandev a tutti quelli, all'Iksteiner, a tutti quelli che hanno acquisito un minimo valore e che lui ha immediatamente messo all'incanto. Ma è meraviglioso il fatto appunto che anche lui possa valersi in qualche modo del fatto che qui in questo paese purtroppo la memoria è molto corta, e quindi è tutto buono. Magari ci sarà qualcuno ora che avrà riso alla sua battuta, dimenticando che insomma, ammesso che poi la Roma pratichi questo, che questo sia uno sport, quello delle cessioni, sport che lui conosce benissimo, lui lo pratica per andare avanti. Altrove mi sembra che sono riusciti a praticarlo anche per fare qualcosa di importante, perché leggendo l'ultima classifica del campionato mi pare di ricordare che chi ha praticato lo sport delle cessioni si è andato un po' meglio. Sì, parlavi di risatine, magari sarebbe pure opportuno fare una domanda successiva a una determinata esternazione, perché se Stefano Petrucci dice il Milan ha vinto lo scudetto e domani le agenzie escono Petrucci 2 punti virgolette il Milan ha vinto lo scudetto, ma chi stava lì magari, ma guarda Petru che forse il Milan ha vinto lo scudetto, in questo caso forse lo titola Lazio, qualcuno ha venduto anche lo scorso gennaio, però vabbè, poi dipende da determinati rapporti. E poi scopriremo vivendo nei prossimi giorni se realmente la Roma ha preso Sciana. Stefano, però mi sembra di conoscere bene il tuo pensiero. Un giocatore sì interessante, quello che vogliamo, ma si potrebbe campare forse anche dignitosamente se la Roma alla fine è diventato estenuante. Non è che Sabatini, ovviamente sono più giornali che Sabatini sta tutti i giorni a pensare a Usciana, però insomma francamente sono quelle trattative che ricordano altre epoche, quando finalmente il giocatore anche atteso arrivava, la gente diceva vabbè ho capito, però se ne parla da 2 mesi, già ti ha rotto le scatole per ancora di vederlo giocare, no? Insomma, questo per fortuna è giovane, c'era tempo per farci recuperare entusiasmo, ammesso che arrivi. Stefano, l'appuntamento con te è dalle 14 in radio, ci ritroviamo invece insieme domani mattina. Grazie e buona giornata. Un abbraccio.